Buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo vlog che inizia a casa. Sono ancora a casa, anche se per poco, perché volevo fare con voi una piccola prova di outfit. Alle mie spalle vedete che c'è un'erella con alcuni capi. Ne proveremo alcuni insieme adesso perché mi serve di scegliere due look per delle foto che devo fare per il mio Instagram personale, quindi non per quello di Moda Essenziale, per quello Sara personale. E lo so che sembra una cosa, oh mio Dio, devo scegliere le foto per Instagram. Sì. Sono cose che vanno fatte, che non si fanno a caso. E una è una foto per Natale, quindi ho due cose un po' luccicanti. L'altra invece è per festeggiare i 3 anni di Moda Essenziale, che tra l'altro saranno a brevissimo. Io ovviamente non ricordo la data esatta. Perché non mi ricordo esattamente il giorno in cui ho inviato la newsletter per dirvi è successa questa cosa. Però quello che ovviamente mi ricordo è da quando ho iniziato a vendere i prodotti, da quando ho emesso la prima fattura e tutto, quindi conta un po' quella come data. Credo che il lancio vero e proprio sia avvenuto il giorno prima, però non ho la data esatta. Sono pessima. C'è gente che fa le foto con i palloncini su Instagram e tutto, neanche mi ricordo la data. Comunque non è importante il giorno, è importante sapere che siamo nel periodo giusto. Quindi direi che vi faccio vedere cosa c'è su quell'arella, cosa ho già preselezionato per voi e per me. E proviamo insieme le cose e poi usciamo perché in effetti la giornata deve anche iniziare. Non staremo tutto il giorno a provare outfit. I'm sorry. La selezione che ho fatto finora è abbastanza scarna, sono sempre molto decisa nelle mie cose. Allora, il primo vestito è questo, che con questa luce orrenda che c'è oggi non rende, ma è quello che indossavo nelle foto del lancio proprio di Moda Essenziale ed è oro, bronzetto, con questo effetto un po' spalmato, eccolo, ora un po' si vede, doratino. Ha il fiocco al collo, elastico in vita, gonna plissettata, quindi è un po' castigato, la palla da yoga, è un po' castigato. Mi piaceva l'idea di richiamare a qualcosa del passato. Però boh, è un tipo di tessuto che in ambienti scuri, come quello dove faremo le foto, brilla poco e sembra beige spento e non voglio sembrare spenta, quindi quello che sto preferendo è questo, che ho indossato nel 2018 in uno shooting a Berlino nel mio passato da blogger. È molto fasciante, ha un po' di spallina imbottita. E su un lato ha tutti questi strass, sull'altro è totalmente nero. È un po' morbido, vabbè, scende lungo, ma tanto la foto sarà al massimo a mezzo busto. Mi piace moltissimo il fatto che abbia tutto questo gioco di brillantini che anche in un ambiente un po' buio si notano, ma non sono eccessivi. L'unica cosa che mi lascia perplessa è la scollatura perché, hello, qui c'è l'ombelico in una persona di solito. Quindi è un po' tanto, non spinto perché comunque l'ho indossato, però diciamo che è un po' scollato da vedere indossato. E poi per la seconda foto ho preparato due blazer, uno è questo, che è in lana ed è nero, sì, nero, è nero, è bianco e rosso con i fiocchi sulle tasche e l'altro è questo, che avete visto anche da pochissimo qui sul canale, grigio. Sono indecisa, questo l'ho pubblicato da poco, è molto caldo e mi piaceva l'idea di usare questo con sotto qualcosa di un po' sexy. Mi è presa così oggi. Avevo pensato a un body che, oh, ma non me lo ricordavo, è tutto trecciato. Insomma, no, è un body intimo, troppo intimo. Ci starebbe bene un top in seta, ma non. Apriamo l'armadio. Qualcosa di questo genere, che è sempre di Lily Silk, ma di una collaborazione dell'anno scorso. Perché così, secondo me, è un po' troppo istituzionale. Mi piaceva l'idea di giocare con il blazer, che ha comunque questa bella forma strutturata, con sotto qualcosa di un po' femminile, un po' revealing, ma appunto un po', non esageratamente. Quindi sono un po' bloccata. Facciamo qualche prova outfit, vediamo che cosa ne esce fuori. Proposta numero uno, l'abito dorato, che come vedete da lontano, non si capisce tanto che è dorato. Mi devo avvicinare un sacco per farvi vedere, ecco, con un po' di luce, questo effetto spalmato, quindi non lo so onestamente. Chiaramente, vabbè, manca una cintura, ho messo le prime décolleté che ho trovato nella scarpiera, è soltanto per farvi vedere un po' l'effetto con il tacco, ma le foto saranno più o meno tutte, diciamo, a mezzo busto o poco di più. È carino e ho provato anche a venderlo, però nessuno se l'è preso, quindi me lo sono ripreso io, perché quando decido di vendere le cose sui siti dell'usato, poi me le riprendo indietro, non è che le brucio dopo. E quindi questa è l'opzione 1. Vediamo l'opzione 2 un po' più sexy. Oddio, la seconda opzione me la ricordavo un po' sexy, non così tanto. L'ho indossata forse sì, una volta o due nella vita, e cioè per essere 9 di mattina. Wow! Adesso mi avvicino con grazia. E vabbè, c'è questo spacco frontale che è un po' più sulla destra e la super scollatura, che è un po' super, e essendo la foto poi diciamo sempre a mezzo busto, non vorrei che l'attenzione andasse solo sulla scollatura, perché è quello che succederà inevitabilmente. L'idea sarebbe ovviamente di chiuderla un pochino, tipo qua, e avere comunque questa bella spalla, vedete che bella proprio strutturata, un po' alta, un po' anni 80, e avere poi tutto questo braccio e tutta questa manica, belli luccicanti. Credo di aver scelto quindi questo per fare anche una cosa diversa. Vabbè, ha tutte delle
pieghe che non ho sistemato a dovere adesso. Però è molto carino, non è esattamente da tutti i giorni, però non lo so. Io sono orientata verso questa. Votate il vostro Natale su Instagram. Tra l'altro sto mettendo le décolleté col tacco e non dovrei, perché mi sono fatta male una caviglia l'altro giorno e mi fa più male con le scarpe basse che con i tacchi. Ortopedici all'ascolto. Perché mi hanno montata strana? Cioè, dov'è il mio problema? Dov'è il problema? Per l'opzione compleanno moda essenziale avevo selezionato due blazer. Questo che è carino, vabbè, a parte non guardate i pantaloni, sono mezzi pronti per uscire, il resto è ancora, giochiamo a fare la Barbie gira la moda. L'ho già usato in un reel di Instagram, è molto carino, tra l'altro è anche un po' natalizio se vogliamo, ed è in lana, quindi bello caldo, però forse non è sufficientemente strong. Mi piace di più l'altro perché alle spalle, c'ho questa cosa adesso delle spalline strutturate, quindi vabbè, non guardate neanche il top, ci vorrebbe sotto il top in seta rosa cipria che ho messo all'evento di Roma, vi metto qua una foto così più o meno capite, è da stirare, quindi non ve lo faccio vedere perché è brutto. Le cose spiegazzate anche no, quindi questa è l'opzione mezza, vi faccio vedere quella che mi piace di più ma ho il dubbio del sotto. Capite cosa intendo quando parlo di struttura, cioè queste belle spalle, anche il taglio un po' geometrico, mi piace proprio tanto e per una foto a mezzo busto secondo me rende un sacco. L'unico dubbio è il sotto, adesso ho un top nero normale, mi sarebbe piaciuto metterci qualcosa tipo in seta, un po' sexy, ma non la camicia in seta, cioè mi piace che ci sia un po' di pelle scoperta, però un po' anche in questo caso non è una foto sexy ammiccante, ma è che figo che siamo arrivati a 3 anni, mi pare un miracolo, ecco. Questa è la versione che non ci sarà scritta nella didascalia, quindi diciamo che il blazer sarà questo, se sta piega magari si toglie, quindi questo con sotto qualcosa di sobrio, comunque probabilmente lo stesso top che state vedendo, non lo so, votate italiane, votate, io sto per fare tardi un appuntamento, quindi mi vesto e usciamo. Ok, pronta per uscire, ho ovviamente cambiato scarpe perché deve piovere tra l'altro e la mia caviglia non ho capito ancora da che parte sta, quindi intanto Chelsea Boots, così può piovere, può farmi male, fa quello che gli pare, sono salva e al sicuro, pantaloni viola e l'outfit in realtà l'avete già visto nel mio penultimo video outfit, la borsa è sempre di moda essenziale, il modello Chiara bello morbidoso e ho poi il cappottino panna che adesso ovviamente devo indossare. Usciamo, 2 appuntamenti fuori, poi una call in ufficio, poi un'altra call in ufficio, poi forse dovrei anche lavorare. Perché sì, tutte queste cose sono di lavoro, ma sono di lavoro che in un mondo ideale farebbe qualcun altro, ma ci sono dei giorni in cui vorrei tantissimo assumere, altri in cui mi dico che vuoi fare te? Dov'è che vuoi andare? È presto, stai molto calma, vai piano e quindi devo fare tutto io. Andiamo! Il primo dei 2 appuntamenti in esterna che ho oggi è tra 7 minuti. Facciamo pure 6 e mezzo e questa è una di quelle cose che mi fa dire però sì, mi manca Roma, vorrei tantissimo tornare a Roma, però boh, io posso permettermi di dire ho un appuntamento tra 7 minuti, uscire, sapere con certezza che arriverò in tempo, che parcheggerò in tempo e arriverò anche in anticipo, comunque l'anticipo elegante di un paio di minuti che non è quello molesto di 20 minuti prima. Queste cose a Roma te le sogni, quindi boh, sto cercando ormai da un annetto di vivermi consapevolmente tutto il bello che c'è qui e di godere ovviamente di tutto il bellissimissimissimo che c'è ogni volta che riesco ad andare. Questo perché dopo la pandemia ho ricominciato ad andare abbastanza spesso, non ancora come prima, e quindi riesco un po' anche a godere della bellezza di Roma, della famiglia, dei posti che sono e saranno per sempre casa. Quindi la vivo un po' in questo modo e si sta avvicinando Natale, quest'anno pare che riuscirò per una serie di fortunati eventi a stare un po' più del solito a Roma, quindi godiamoci questo non traffico. Dov'è il parcheggio che però mi è stato promesso? E non mi fate fasse figure, mannaggia, vabbè, ci metterò 1 minuto in più a trovare parcheggio, dovrò camminare 10 metri in più, però vabbè, godiamoci anche questi momenti, anche se insomma il clima è quello che è, ma vabbè, basta, ci stiamo lamentando, non era questo lo scopo era dire il bello è ovunque, anche quando a volte non lo vogliamo vedere. E anche gli appuntamenti live sono andati a buon fine. Tra l'altro sono felicissima di darvi la notizia in anteprima, anche se poi la vedrete quando l'avrò già data di là. Abbiamo finalmente attivato le spedizioni in Europa. Una delle cose che dovevamo sistemare oggi era questa. La mia webmaster Veronica mi ha appena dato l'ok. In realtà i tempi lunghi non sono stati dovuti tanto al suo lavoro, perché quello veramente ci ha messo pochissimo, ma all'attivazione proprio delle spedizioni per l'Europa con il nostro corriere, con l'azienda con cui spediamo, nello specifico è Bartolini, perché una cosa che nessuno dice mai è che le piccole imprese, il cuore dell'Italia, le piccole imprese al femminile, anche durante la pandemia sono cresciute, hanno supportato l'economia del paese, tutte belle parole, parole meravigliose, però quello che nessuno dice è che le piccole imprese
tra un mare di problemi enormi che hanno anche le medie imprese e le grandi imprese, devono pure sentirsi dire costantemente che le loro quantità di prodotto, vendita, spedizioni sono sempre troppo poche. Come fanno a diventare di più se non c'è supporto quando sono poche? È un mistero a cui nessuno ancora ha dato una risposta. Quindi il motivo per cui partiamo con le spedizioni solo in due paesi è che lo stiamo testando per vedere se riusciamo veramente a soddisfare questi requisiti, perché oltre al fatto che le spedizioni le paghiamo, dobbiamo anche essere all'altezza della situazione. E quindi sono partita con i due paesi in cui so che ci sono già delle ragazze che ci abitano e con cui mi sono già confrontata. Quindi parto con Francia e Germania, sperando ovviamente che la cosa funzioni e che si possa poi allargare ad altri paesi. So che tante di voi sono in Svizzera. La Svizzera è ancora più complicata di tutto il resto, però l'idea ovviamente è di fare sempre di più, cioè di non tornare indietro, di fare di più e crescere sempre meglio. Quindi, come vi dico sempre, lo so che sono ripetitiva, però poi vi dimostro con i fatti che è vero, facciamo le cose con calma, però le facciamo andando dove vi abbiamo detto che stiamo andando. Quindi sono contenta perché dovrò fare anche un piccolo reel per informare le persone che me lo stanno chiedendo, tra cui Serena, che se mi stai guardando ciao, che mi segue dalla Germania, che proprio l'altro ieri mi ha chiesto: ma ci sono novità? Io sapevo che era imminente, ma non potevo dare una data. Oggi finalmente potrò dirle: ti va di essere la prima che acquista e riceve fuori dall'Italia nella storia di Moda Essenziale? Ti va di fare questo test? E non è un test, nel senso che andrà a buon fine come sempre, però mi fa anche piacere poterle dire sì, dopo due giorni dalla sua ultima richiesta. Detto ciò, andiamo in the office perché ho una call tra poco e deve anche passare il corriere a ritirare gli ordini. Buongiorno. Eccoci, come va? Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Fare oggi c'era anche un video che devo registrare per l'altro canale con i vari abbinamenti tra scarpe e borse, anche quelli non immediati, quindi non grigio su grigio, ma non so, fucsia e grigio e così via. Solo che con questa giornata così mi dispiace sempre far vedere gli abbinamenti o comunque i colori con la luce artificiale, che poi è la ring light, quindi è sparatissima, perché non è utile, non serve a niente. Quindi lo rimando a domani. In teoria domani ci sarà un po' di sole, pochino, me ne serve poco, non è che mi serve la Giamaica. Pochino di sole. Sto rifiatando un attimo, tra 5 minuti ho la seconda videochiamata del giorno per il discorso SEO. Quindi stamattina strategia marketing social, un social nello specifico, non entro nel dettaglio, non credo neanche vi interessi. Adesso invece lato SEO, quindi tutto il lavoro che viene fatto, come vi dicevo anche nel video precedente, dietro le quinte sul sito, quindi non quello che voi vedete da utenti, ma quello che vedono i motori di ricerca. È estenuante, non c'è mai fine. Eccoci, ciao. Ti sentivo, ma non vedevo nulla. Tutto a posto. Terminata, è sempre bello fare queste chiamate, anche se per me sono devastanti, perché posso, immaginate, tre giornate in cui sono da sola, quindi sì, mi capita a volte, vabbè, a parte di fare le stories, di parlare da sola, ma in linea di massima non parlo con nessuno, ma per ore, e giornate come queste in cui non sto praticamente mai zitta, sto tutto il tempo a blaterare di cose, ed è un po' stancante, perché non sono abituata semplicemente, però è stato proprio bello, ed è bello anche cercare di essere un buon tramite tra due mondi così tanto lontani come l'artigianato, che è molto lento ai suoi tempi, e tutto ciò che è digitale. Noi andiamo online, quindi ho sempre a che fare con social, dati, algoritmi, ed è difficile a volte far capire a questi due mondi che devono per forza andare d'accordo, anche se sono proprio basati su essenze diverse. Da una parte c'è la lentezza e il rispetto di alcuni tempi che sono quelli e non si cambiano, e dall'altro ci sono queste voragini enormi che vanno riempite costantemente di contenuti che vengono mangiati, digeriti, buttati e devono essere rifatti costantemente. Quindi anche spiegare che non è possibile dire al sudificio: senti, oggi mi hanno richiesto la decolleté tacco 5,37, mi fai la suola? E poi tra tre giorni dire: io oggi mi hanno chiesto la suola delle sneakers taglia 38, me la fai? Non è una cosa possibile. E spiegare questo a chi invece ogni giorno è abituato ad avere a che fare con dati nuovi, numeri nuovi, velocità, è un po' complesso. E la parte divertente è trovare proprio un equilibrio tra questi due mondi, che è quello che poi fa funzionare le cose. Sono contenta delle conversazioni avute oggi, stiamo crescendo, stiamo seminando tanto. Questo è stato un anno difficile sotto tanti aspetti, però quello che è rimasto costante è il mio impegno a continuare a seminare. Ci si aspetta sempre di raccogliere, arriverà il tempo di raccogliere, adesso è il tempo di continuare a seminare, perché ovviamente
quando cresci ci sono dei momenti in cui la crescita quasi subisce un'impennata. Se vi facessi vedere i grafici lo vedreste, ci sono dei momenti in cui abbiamo dei picchi altissimi, a cui però se non c'è una buona base sotto seguono dei picchi discendenti, altissimi pure quelli, o meglio bassissimi. Quindi l'obiettivo è proprio seminare per far sì che le fondamenta siano solide e che possano quindi poi sopportare queste oscillazioni che sono assolutamente normali. Quindi questa è stata la giornata di oggi. E è uscito il video con il nome delle sneakers, hanno scritto, non so se tutte mi seguite anche di là, hanno scritto tantissimi nomi molto belli, sono qui, sono pronte per partire, infatti adesso devo preparare le spedizioni per domani e credo che spedirò anche quelle al calzaturificio, e ho preso anche appuntamento per le borse, quindi finalmente i prototipi sono pronti, li andiamo a vedere, andiamo a scegliere i pellami, definire i dettagli, succederà a fine novembre. Quindi sì, a inizio dicembre avrete anche il vlog di nuovo da Firenze. Ora la domanda è: andiamo a mangiare di nuovo in quel ristorante, quello cinese buonissimo, o ne cerchiamo un altro? Sono combattuta, quindi la mia giornata oggi finisce con questo quesito, davanti sono posta davanti a questo bivio: cambiare ristorante e provare uno nuovo o andare dove sono sicura che mi troverò bene? Se ci siete, donne di Firenze, scrivetemi sotto dei ristoranti buoni, sia di cucina tradizionale toscana che anche esotica, particolare, purché siano posti particolari, una bella storia, qualcosa di strano. Mi piace sempre scoprire realtà diverse. Detto questo, vi lascio e ci vediamo presto da queste parti con sicuramente nuovi video. Vi auguro una splendida giornata e ditemi pure l'outfit, mi raccomando. Abbiamo cominciato la giornata con gli outfit, chiudiamola con gli outfit. Punto sul sexy o sul castigato. Chiudiamo l'anno con lo sprint. Dai, votate sexy, votate sexy. Buona giornata, ciao!